We need to win this one for sure. I think just to prove something to ourselves after the Cup Finals, you know, they beat us. So, you know, heading into the playoffs, this was a big win. Sì, dovevamo vincere questa partita più che altro per provare a noi stessi che possiamo battere questa squadra, soprattutto dopo la sconfitta in Coppa Italia. E così è stato, abbiamo giocato un'ottima partita e abbiamo vinto. Sì, io sono... Il tuo percorso da quando sei arrivato ad adesso, Coach Crespi ha detto che sei un punto di riferimento importantissimo in squadra, come giudichi il tuo... evoluzione qua a seguito. So far I'm pretty happy with what I've done. I think I've played hard and I think I've tried to be a good leader. So right now I'm happy, but I won't be happy if we don't win the championship. So right now it's good. I think what we're doing is we're building something special, and all we have to do now is just continue to get better and finish it off. Sì, diciamo lo considero buono come percorso perché alla fine ho giocato bene, ho sempre dato il mio contributo e sto cercando di essere un leader per questa squadra. Sono contento, diciamo, fino a questo punto. Poi ovviamente se mi considererei piuttosto deluso se non si vincesse il campionato, però per ora diciamo il giudizio è buono perché alla fine sto giocando come voglio e come mi aspetto. A proposito del feeling posto in squadra, per voi a me ha colpito molto vedervi in 8-9 a vedere il derby under 19 lunedì e gioire ai canestri dei vostri anche compagni, c'era Campelletti, Bucarelli, ma c'è veramente questa atmosfera di famiglia che sentite da voi. Yeah, well, I've been bugging the younger kids to tell me when they played. They never tell me, so finally, they told me when they had a game and we all decided to show up. But, it is a family. This is a great group of guys. Everybody likes each other. We hang out all the time, and I think it shows because we all want to play very hard for each other. Sì, io ho un po' martellato i ragazzi perché non mi volevano dire il giorno delle loro partite. Alla fine l'ho scoperto e sono venuto con gli altri miei compagni e in effetti sì, c'è questa chimica tra di noi, tutto questo sentirsi compagni l'uno con l'altro dentro e fuori dal campo, usciamo spesso insieme e questo poi si riflette anche sul allenamento in partita perché veramente ci vogliamo bene e cerchiamo di essere più uniti possibile. Belli. Actually, Marquise, this is not a question by statement that thank you, man. Because you're right here in a very weird situation, and weird means less than difficult, because, the trade with Daniel Hackett is not something easy to handle. And you started great, you started selfish, and now you are absolutely the leader of this team. So. Thank you to be here in this way, but I'm asking you how difficult was for you not to think about a season to score so next year your agent can sell you better, but give the ball to the other and try to do something, for your vocation for basketball. I understand. Well, I just want to say something first. I don't think when I got here I played selfish at all. I think I was more aggressive to score because I didn't know the other guys. So it's hard to know if as a leader you want to put guys in good positions to score, but if you don't know what they can do, you don't know. So it's hard to have that trust in people you don't know. So when I got here I trusted myself, so I played more aggressive to score because that's what I know. But I don't think I was being selfish because I'm not a selfish guy at all. So, like you were saying, with scoring in the post to try to make a better contract for next year, I've never been that type of player. I think that if I make the right plays, whether I need to score, be aggressive to score, or pass the ball more, then I think my play will speak for itself. I just want to win, no matter where I'm at. And I think if I win, I'll set myself up well for next year. And that's been my goal everywhere I've been so far.
Sì, innanzitutto voglio fare una precisazione, non mi reputo, anche all'inizio quando sono arrivato qua non mi sono reputato un giocatore egoista, semplicemente ero molto aggressivo in attacco perché volevo segnare non conoscendo i miei compagni di squadra, quindi non avendo fiducia, non conoscendo quello che loro possono fare, avevo fiducia in me stesso e quindi diciamo cercavo più di l'attacco che il resto, però ecco, non sono quel tipo di giocatore, cerco sempre di giocare per la squadra e diciamo non faccio nemmeno il ragionamento che più segno e meglio il mio agente mi venderà il prossimo anno, non ho mai ragionato in quel senso lì, il mio obiettivo è quello di vincere come tutti gli altri, questo è in tutte le squadre in cui gioco e ovviamente questo accade se io gioco per la squadra, quindi c'è un momento in cui devo segnare, un momento in cui devo passare la palla, quindi si tratta solo di fare le scelte giuste in campo. But I'm lucky, I have the possibility to be here to tell you something. And you know, as the people say, it's very emotional, so when I say you, thank you, it's because you feel like being one who is doing something for the team and not for yourself, and it's not so common, man. Okay, I don't know if it's common, no, but you are doing this stuff so good. Yeah, no, when I talked to Marco before I came here, you know, when the Hackett deal went down, I didn't have to come here, it wasn't a trade. Milan signed Daniel, and if I wanted to come here, I could come here. If I could have went somewhere else, but for me, I just wanted to go somewhere where I could win, you know, and where I felt like I could be shown what I could do, you know. So what you're saying, I mean, this is for me, it's the perfect situation where I could be a part of a group of guys that are all unselfish. Everybody out here on our team is unselfish, and I love that. Everywhere I play, you might have selfish guys, and this is the perfect situation to where everybody's unselfish. I could come in and just be myself, try to lead, and we win. So it's perfect. Sì, diciamo quando prima di arrivare qua ho parlato con Coach Chris e mi aveva un po' presentato la squadra, però non è stato un vero e proprio scambio con Hackett. Milano ha firmato Hackett, poi a me mi hanno messo a disposizione la scelta di dire vai a Siena oppure vai a giocare da un'altra parte. Quindi quando sono arrivato qua conoscevo un po' la situazione e mi sono trovato con giocatori completamente altruisti e questa è stata perfetta per me perché posso essere me stesso e giocare nel modo in cui so, quindi posso essere il leader e contare anche sugli altri giocatori. Joel, got my last question, man. 3 days off, what fuck are you going to do? Well, 2 days ago I was looking online for flights back to America, I really was going to go back to America for like 2 days, but it wasn't enough time, so I think maybe I might go to Milan tonight. You know, Curtis Gels is a good friend of mine, so I might go hang out with him tonight. Maybe hang out in Florence, but I'm gonna just stay right here with us, so nothing too crazy. That's Yabba Monday. Yabba Monday. Maybe. You gonna be there? If you invite me. I'm gonna let you know. Okay, thank you, man. Sì, grazie, ciao. Grazie. Altre domande? Benissimo. Sì, allora diceva qualche giorno fa. Non tradurre la cosa di. Qualche giorno fa stavo guardando online i voli per l'America, ma poi non farò niente di così pazzesco per andare solo 2 giorni là. Semplicemente ho un ottimo amico di Curtis Gerrard che gioca a Milano, quindi magari andrò a trovare lui, sarò un po' con lui, magari farò un giro a Firenze, niente di troppo pazzo.